Buongiorno a tutti e ben ritrovati, 12:31 minuti, mercoledì 5 maggio, una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre in vostra compagnia per raccontarvi tutto quello che avviene nella nostra città e finalmente, insomma, da qualche settimana stiamo anche cominciando a parlare di nuovo di eventi che finalmente si possono anche andare a vedere. Poi appunto vedremo oggi, parleremo di arte, parleremo di un paio di mostre d'arte che potete andare a visitare finalmente fisicamente senza grossi problemi, quindi insomma ne parleremo subito dopo il collegamento che diciamo subito con Arianna, il vaso di Wise Air che ci dà in diretta la qualità dell'aria. Qualità dell'aria in questo momento su Milano molto molto buona, stiamo parlando di 7 microgrammi per metro cubo, il PM2,5. Sapete, inquinante, il particolato molto molto pericoloso che non deve superare il livello di 25, che è un livello di guardia. Quest'oggi infatti sta sui 7, quindi aria super respirabile, un'aria pulita in una Milano baciata dal sole. Come dicevo, quindi ci viene anche più voglia di uscire, andare magari a vedere una mostra, a fare due passi nel proprio quartiere, perché no, quindi andare a vedere le mostre organizzate da Eva Amos e da Art Art Space. Buongiorno Eva. Buongiorno, grazie mille Eva Amos di essere collegata con noi. Allora Eva, dicevo, finalmente sono tornate le tue mostre, si può andare a vedere le mostre, tant'è che ce ne hai due, diciamo, una inaugurata ieri e una che arriverà venerdì, giusto? Buongiorno Eva. Buongiorno Fabio, scusami un attimo, mi sono scollegata, non so per quale motivo, e mi sono un po' spaventata. Sì, siamo in un buon periodo, diciamo, perché Art Space per il momento sta organizzando contemporaneamente due mostre. Quindi una mostra abbiamo inaugurato ieri presso Spazio Arte Tolomeo in via Ampere 27, che si intitola Ars et Lux, la seconda edizione, e appunto che durerà 2 settimane e che finisce il 18 maggio. Invece la mostra che dobbiamo ancora inaugurare questa settimana è la mostra personale, non collettiva come questa Ars et Lux, ma è una mostra personale che si chiama Spo Art, poi magari ci vai a vedere la locandina anche della mostra, la mostra personale di Giorgio Maggiorelli. Sport, che è un acronimo di sport, no? Prende dallo sport, perché Giorgio si ispira tantissimo allo sport, fa arte sportiva, quasi sarebbe da dire. Cosa interessante, una mostra che non sarà però in uno spazio dedicato all'arte solitamente, giusto? Esatto. Ma dedicato allo sport, che è un negozio sportivo delle scarpe da corsa, dell'abbigliamento sportivo, che si chiama Pacer e che si trova sempre nella zona di Città Studi, in via Pacini 28. E la mostra verrà inaugurata, tra virgolette, il 7 maggio, questo venerdì. Quindi inaugurazione purtroppo non ci sarà, ma possono passare le persone quando vogliono, perché c'è un certo numero delle persone che possono stare dentro contemporaneamente, sono 3-4 persone se non erro, quindi potete venire tranquillamente anche nei giorni successivi, entro 20, 23 o 21 maggio se non sbaglio, sono 2 settimane. Interessante proprio perché volendo uno potrebbe anche vedersi tutte e due le mostre, no? Sono vicine e potrebbe anche farsi un giretto. Allora raccontaci un po' appunto Spazio Arte Tolomeo, Ars et Lux, seconda edizione, cosa possiamo trovare allo Spazio Tolomeo? Allora io ci ho sotto mano il catalogo, non so se si vede bene, questo è il catalogo della mostra e abbiamo 32 artisti partecipanti. E purtroppo faccio un po' fatica di farvi vedere il catalogo, perciò dovete assolutamente vedere dal vivo la mostra, perché noi prendiamo le prenotazioni e certamente lo spazio è molto ampio, 200 metri quadri e il massimo numero delle persone sono 40, ma nei giorni successivi teniamo anche il numero più basso chiaramente, quindi potete prenotare la vostra fascia oraria tramite la mail arsartspace@gmail.com oppure tramite la pagina Instagram, per esempio, che è artspace_Milano, e per venire a vedere la mostra dal vivo, perché appunto ci sono gli artisti molto interessanti che con le loro opere parlano del concetto della luce,
Ok. E la cosa interessante è che ci sono gli artisti internazionali, come sempre, lo sai che a me piace Infatti, riunire perché le culture diverse immagino che anche questa volta e quindi arrivino, ci sono varie nazionalità. appunto, arrivano un po' da tutta la parte del mondo, immagino, Fabio, come mi al senti? solito. Come al solito, Eva, tu sei capace di far arrivare a Milano artisti praticamente da ogni parte del mondo. Esatto, Co esatto. cosa abbiamo questa volta? Allora, questa volta abbiamo due artisti, due giovani artisti cinesi che però abitano in Italia. Uno studia all'Accademia di Belle Arti di Firenze e altro invece di Napoli, quindi due città, diciamo, molto artistiche, no? Che questi artisti hanno portato la loro arte anche a Milano, alla mostra di Asset Lux, ok? Invece, pochi metri da Spazio Tolomeo, appunto, un negozio da Pacers in via Pacini 28, un negozio che abitualmente vende abbigliamento sportivo e scarpe da podisti, troviamo invece la personale di Giorgio Maggiorelli. Cosa troviamo lì? Esattamente, esattamente. E lo sai che Giorgio è poco legato col calcio, non sa niente del calcio e abita troppo lontano da San Siro. Infatti, l'ho Chiaramente tutto. pensato in questi giorni. Sarà ancora a festeggiare lo scudetto della sua Inter, sicuramente. Penso proprio di sì, magari per quello che non è riuscito a collegarci alla puntata, no? Non è riuscito ad essere con noi. Ma insomma, la mostra di Giorgio Maggiorelli, conta un po' di pezzi e un po' di opere che parlano dell'Inter, della sua squadra del cuore, no? E quindi direi che è proprio un'ottima occasione di esporre, cioè, il momento migliore non poteva essere come questo, no? Sì. E quindi in vetrina troviamo le opere di Inter, le male di Inter di vari anni e poi anche il famoso Subbuteo di Maggiorelli, no? Beh, che ne ha fatto proprio un'icona Maggiorelli con le sue riproposizioni anche di azioni storiche per le squadre, spesso e volentieri la sua amata Inter, ma non solo, e poi le famose Ma non solo. magliette, appunto, le sue famose magliettine. Esatto. Rifatte quasi maniacalmente in ogni piccolo dettaglio, è fantastico quello. Sì. Lo sai che lui, non mi ricordo quando ha iniziato a fare questa cosa. Hai presente il gruppo musicale U2? Sì. E lui è molto fan di U2, ha visitato tantissimi concerti di questo gruppo, questo band, e lui praticamente si è messo a fare le maglie di tutti i concerti, di tutti i tour di U2, che sono tantissimi, sono veramente tanti, e non so se quanti ha fatto, ma penso su 70-100 più o meno è Sì. arrivato. Ma poi sai che lui ha questa, cioè questa mania di fare le dettagli piccoli, tutte le scritte, quindi c'è Sì, tutto immagino. minuscolo e. E non pensate, una cosa tipica, ad esempio, Eva, delle magliette dei tour sono, ad esempio, le date sulla schiena con tutto l'elenco dei concerti. Ho Esattamente, visto, ad esempio, quelle di esattamente. Giorgio proprio con riscritte precisamente minuscole. Le città, Amburgo, Berlino, Roma, Sì. Francoforte. Sì, è una cosa impressionante. E tra l'altro, a parte le maglie di Inter, lui espone anche, se non sbaglio, qualche maglia di Milan, e poi qualche maglia del ciclista, non mi ricordo quale, ma insomma, poi verifichiamo. Quindi sono tutte le cose legate con lo sport, sono molto belle comunque. E poi vanno esposte nella vetrina, abbinate con le scarpe, dei colori, delle opere, quindi verrà una cosa molto, molto particolare, molto insolita e oserei dire molto bella, perché i Ricordiamo colori qua. di Giorgio Maggiorelli sono molto belli. Ricordiamo bene allora, Eva, dove e quando? Allora, la mostra di Giorgio Maggiorelli, che si intitola Spo Art, parte questo venerdì, il 7 maggio. Quando volete, insomma, gli orari del negozio Pacer che si trova in via Pacini 28. In contemporanea, ricordiamo che allo Spazio Antolomeo fino a quando c'è Ars et Lux? Allora, c'è la mostra in via Ampere 27, dal 4 maggio al 18 maggio. E
Poi gli orari sono un po' insoliti, che lunedì domenica la galleria è chiusa. Quindi la cosa buona e positiva, quelli che lavorano in settimana e non riescono a venire perché la galleria appunto chiude alle 6:30, c'è sabato. Oh, Potete venire ottimo. sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 18:30. Quindi noi abbiamo già un po' di prenotazioni proprio per 2 sabati. Ecco, dove possiamo trovare tutte le informazioni, Eva? Tutte le informazioni potete trovare o sul nostro sito a artspacemilano.com oppure direttamente sulla pagina Instagram Artspace Milano. Perfetto, allora Eva, io ti ringrazio tantissimo, davvero. Grazie Grazie mille a te, Fa. per averci portato ancora in questo mondo fatto di arte, finalmente poter venire a vedere anche dell'arte dal vivo. Nel frattempo sappiamo un po' che tu hai fatto anche una mostra virtuale, durante Esatto, comunque, sì, ho fatto la giusto? mostra virtuale con 50 artisti internazionali con il tema Outside Your Window, quindi che parla praticamente sull'arte durante lockdown, quindi è una cosa molto molto di nicchia e molto interessante. Quindi se volete vedere potete sempre seguire la nostra pagina Instagram e lì troverete tutti i dettagli anche su quella mostra, perché si può andare a vedere gratuitamente questo tour virtuale della mostra online. Perfetto, allora Eva, io ti ringrazio tantissimo, davvero, Grazie, complimenti Fabio, grazie. e appunto andate sul sito di Ars Art Space oppure sui social, sull'Instagram e potete anche mandare le mail per prenotarvi e poter andare a vedere le mostre aperte in questo momento tra Via Pacini, zona Piola, fatevi un giro anche nella nuova Piazza Piola, già che ci siete, così vedete il nuovo parco. Ti piace il nuovo parco di Piazza Piola, Eva? L'hai visto? No, non ancora, perché Ah, eh no, non... io sto lavorando, Fabio, no, non Infatti, sono non interessata. devi perdertelo. Fai un salto durante la pausa Assolutamente. pranzo. Andate a mangiarvi un panino lì, che è veramente un bellissimo luogo. Certo. Va bene. Grazie mille, Eva. A Grazie. presto allora. Grazie A presto. Ciao, ciao, ciao. mille a Eva Amos. Appunto, seguitele sui social e sul sito internet per avere tutte le indicazioni. Adesso noi abbiamo come sempre un piccolo intermezzo che è l'incursione poetica delle foche parlanti. Oggi è il turno di Alice Bertolasi con un'incursione alquanto artistica, quindi insomma calza a pennello nella giornata di oggi e vedremo appunto subito dalla viva voce di Alice Bertolasi la sua incursione poetica di oggi. Titolari, 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 titolari,
davvero a qualcosa quando inevitabilmente lo cerchi. E boccheggiando rimangono giunture per ricucire una voce, forse a due. Maglioni slargati in quei 180 giri di centrifuga troppo ammorbidenti, cariati dai mieli esagerati sugli zuccheri. Titolare l'amore. Titolare l'amore. Da questo liquido, schiumato al trattenersi sotto l'altezza minima del registro, parlarsi in vano, vano, neofita vernacolo, inedito al sottotitolo. Titolare l'amore, per ricucire, vulnerabile, una voce, forse due. Titolare l'amore, per ricucire, vulnerabile. Titolare, titolare voce, amore, l'amore, forse per ricucire, ricucire, vulnerabile, 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 una voce, 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 forse due. Queste sono le foche parlanti, questa era Alice Bertolasi. Vi ricordo che le foche parlanti sono questo Poetry Club, questo trio di ragazze che potete trovare con i propri profili personali. La cosa bella è anche quella, in un mondo fatto di social, loro non hanno una pagina Facebook, non hanno un profilo Instagram a nome Foche Parlanti, ma sono loro tre, sono le tre componenti delle foche parlanti. Sono Alice Bertolasi,
a Celia Iona che Francesca Ferraro. Le trovate appunto su Instagram, su Facebook, con le proprie incursioni poetiche e non solo, fanno anche delle bellissime maratone, delle bellissime dirette molto molto intense in cui appunto raccontano questo loro grande amore per la poesia che ci ha contaminato e che ci ha convinto appunto ad averle sempre all'interno delle nostre trasmissioni lunedì, mercoledì e il venerdì a metà trasmissione per questa incursione poetica. Oggi è mercoledì, il mercoledì è il giorno di Milano Integra ed infatti vedo già collegato con noi Albi Oxa insieme al ritorno di Antonio Buonocore. Buongiorno a entrambi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Fabio. Allora come state? Buongiorno, tutto bene? Come va Milano Integra? Tutto bene, grazie. Anche questa settimana qui con te a raccontare quello che facciamo, a raccontare la città e a raccontare insomma tutti i progressi che il nostro progetto sta vedendo questi ultimi tempi. Ho qui con me Antonio che insomma come annunciavo l'altra volta sarà sempre più presente e mi darà una mano insomma a comunicare tutto quello che facciamo e a comunicare i nostri pensieri. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Antonio. Allora, Milano Integra a tutti gli effetti sta quindi diventando una vera e propria community, no? Come sta andando appunto questa costruzione della vostra community e delle varie community che girano intorno a Milano Integra? Abbiamo visto anche gli expat l'ultima volta, insomma come sta andando? Allora, grazie intanto per la domanda. Il lavoro che stiamo facendo al momento sul territorio è stato dato da un lavoro precedente, diciamo, no? Prima addirittura della costituzione di Milano Integra, quindi abbiamo incontrato diversi attori pubblici, istituzionali, attività commerciali e ci siamo presentati, no, con questo progetto che all'inizio era molto embrionale, pieno di buoni propositi e devo dire che ci hanno accolti molto bene, hanno riconosciuto la potenzialità, come dire, per la comunità e per il territorio e quindi devo dire che ci hanno poi facilitato, no, lo sviluppo di tutto questo progetto. Di fatto stiamo creando community, perché stiamo interagendo quindi non solo con le istituzioni ma con le comunità presenti nel territorio, quindi quando dico comunità non intendo dire solo stranieri, intendiamoci, ma con, non lo so, pugliesi a Milano, no, toscani a Milano, capite? Perché l'intento è quello di posizionarsi tra appunto le comunità e le istituzioni e gli altri attori che insomma lavorano per il bene delle comunità. Tutto questo a che fine? E soprattutto con l'approccio molto innovativo, quindi di poter mediare, no, tra le esigenze di queste comunità nel territorio e riportarle a chi di dovere, come in questo caso appunto le istituzioni e i soggetti che sono attivi, per che fine? Per proporre soluzioni che siano quanto più condivisibili, ok? E che facciano stare bene il cittadino che arriva nella nostra meravigliosa città, in questo caso Milano. Quindi questo è un po' il lavoro costante, direi, nel senso che non finirà mai questo lavoro di dialogo, no, di community che si allarga, membri costantemente che entrano, persone che ci segnalano, persone che vogliono conoscerci prima di entrare, no, a dialogare. Quindi come dire, inizialmente ce la immaginavamo in un altro modo Milano Integra, no? Facendo questi incontri ci è stato poi semplice capire quale direzione proseguire, ovvero quella di aggregatore, un centro di aggregazione, no? E come si può fare in una città come Milano a essere centro aggregazione, o meglio centro aggregatore, come si può fare? Ma cioè, allora, è molto semplice direi dal mio punto di vista, ma è complesso poi nella realizzazione. Si parte sempre da una cosa, che è la capacità di analizzare i bisogni, quelli propri, quelli delle persone che arrivano qua. Noi riusciamo a farlo attraverso appunto il supporto degli stakeholder, quindi delle istituzioni locali, dei soggetti che sono attivi. Questo ci permette quindi di essere capaci di intanto accogliere queste richieste e poi in un secondo momento trovare soluzioni per le persone. Quindi direi che la prima roba è riuscire a trovare
come dire, intanto i giusti soggetti che si dedicano a questa attività, quindi di analisi delle esigenze. In secondo luogo, chiaramente, è farsi trovare, quindi essere presenti nel territorio, essere presenti nei canali dove transitano, no, queste richieste di bisogno, mettiamola così. E questo è il secondo punto. Il terzo punto, direi che la trasversalità aiuta molto, quindi noi come Milano Integra quello che ci distingue è che siamo consapevoli, e questo lo ripeto per l'infinitesima volta, che la diversità è un valore, porta valore aggiunto. Quindi quando noi ci approcciamo con i diversi, sono i diversi stessi che non si aspettano questo approccio di inclusivo, perché dicono, ah, ma non vi facciamo paura? No, esattamente, anzi, noi cerchiamo di capire, no, in quale sia il luogo giusto dove inserirvi e come fare interagire, come dire, anche voi, dov'è il vostro spazio nella nostra comunità, nella nostra città in questo caso. Quindi questo è un po', questi sono i tre punti della visione, insomma, sul come creare comunità in una città ampia come quella di Milano. Concordi, Antonio? Sì, un elemento molto importante di quello che dicevi, Albi, che hai mirabilmente sintetizzato, è quello della cittadinanza attiva. Cioè a dire, è necessario che fin da subito il cittadino, anche estero o semplicemente al di fuori di Milano, che però vi si trova a interagire, si attivi immediatamente. Quello che noi facciamo è proprio quello di attivare le persone interessate e diamo loro, secondo quanto loro stessi ci forniscono e secondo le loro attitudini, le loro abilità e abitudini, danno ciascuno il proprio contributo. Per esempio, Fabio, hai ospitato molto bene anche Bor. Bor è una ragazza che si è interessata del nostro progetto e adesso porta la sua competenza assolutamente unica, nella maniera sua propria, all'interno del progetto che rafforza noi e lei nello stesso modo. Ecco perché attivarsi è importante, anche perché tutti quelli che sono al di fuori di Milano possono, anche per nostro tramite, offrire da subito il meglio di sé e ottenere il meglio per sé. Ecco, e questo ci consente di essere costantemente aperti a tutto. Anzi, molto spesso sono altre persone che coinvolgiamo a segnalarci altre realtà, proprio per questo circolo virtuoso, che è importante, e chiudo con questo, perché dobbiamo riuscire a ripartire. E ripartire secondo le eccellenze di ciascuno, rafforzandosi contro anche la negatività che purtroppo ci colpisce tutti, è secondo me una cosa molto importante che tutti quelli che abbiamo accolto ci stanno anche insegnando a fare. Dici bene, Antonio, si parla di ripartenza e qui io direi no, c'è bisogno quindi di ricostruire, no, la comunità che già è presente, di ricostruire il nostro pensiero che è stato chiaramente leso durante tutto questo lungo periodo, no, in cui tutti noi abbiamo avuto almeno un pensiero negativo, no? Per forza di cose. Quindi c'è bisogno di ricreare questo nuovo modello sociale, chiamiamolo così, ok? Attraverso quindi iniziative, chiaramente quando si potrà anche in presenza sul territorio, iniziative di community building le vogliamo chiamare, quindi essere presenti, dialogare gli uni con gli altri, capire come ci si può aiutare, chiaramente, perché chiaramente ci saranno delle richieste, ci saranno chi potrà offrire soluzioni. Tutto questo all'interno quindi di uno spazio che parte dal virtuale, ma che poi è reale, cioè Milano Integra, sia per la società civile, quindi le persone, sia poi per le imprese, le associazioni, gli enti, eccetera, eccetera. È interessante infatti il fatto che comunque, nonostante insomma sia complicato costruire delle community in questo momento perché non c'è la possibilità proprio di incontrarsi, spesso e volentieri è complicato, voi avete già però fatto dei grandi passi avanti utilizzando alcuni stratagemmi nel mondo del digitale e alcune piattaforme che vi hanno dato una grande spinta nel poter costruire queste community, giusto? Se sentiamo appena torno al collegamento. Appunto, eccoci, ci risiamo. Ecco, dicevo appunto che nonostante il periodo non aiuti l'incontro delle persone, voi avete usato vari stratagemmi digitali, ma soprattutto delle piattaforme che sono venute in contatto con voi per riuscire comunque a costruire community anche in questo periodo.
Esattamente, difatti una la dico io, una la faccio dire ad Antonio. Sicuramente il digital per il sociale, abbiamo capito che non solo per il sociale, però aiuta molto. Noi siamo nati nel periodo in cui il digitale è esploso per forza di cose, perché le persone, come dire, grazie Meet, grazie Teams di esistere, però poi siamo riusciti anche a creare queste community. L'approccio nostro è stato quello multi-stakeholder, quindi non solo contattare qualcuno, ma abbiamo contattato gli amministratori di queste comunità e abbiamo spiegato loro quale fosse la nostra intenzione. Dunque loro ci hanno accolti a braccia aperte e hanno detto ok, noi ci siamo, quindi utilizzeranno Milano Integra per qualsiasi tipo di comunicazione con appunto altri enti del territorio. Questo è stato un po' l'approccio, quindi assolutamente la tecnologia ha un ruolo, la tecnologia, la digitalizzazione in questo caso ha avuto un ruolo determinante, davvero determinante, perché nonostante non sia come l'approccio dal vivo, le persone quando si tratta, e anche forse facilita la richiesta di, chiamiamolo, aiuto, di soluzioni, perché uno è più semplice ricercarlo, fare un appello su internet piuttosto che farlo dal vivo, no? Concordi, Antonio? Assolutamente. Poi c'è il doppio vantaggio che la tecnologia è istantanea e però permane, per cui riesce ad avere una velocità istantanea e un risultato che rimane assolutamente. Inoltre ci sono alcuni supporti e alcune interfacce, tra cui anche le piattaforme di cui noi ci avvaliamo, che sono assolutamente efficacissime, che non avremmo avuto i risultati che abbiamo avuto se non ci fosse stata la tecnologia. Io però volevo anche indicare l'idea indovinata di Albi, perché noi nell'aprile 2020, quando il resto del paese era stato colpito, come tutti, alla pandemia, pensavamo già a come potesse essere il dopo. Per cui chiaramente la tecnologia ci ha consentito anche di contattare istantaneamente ed in modo efficace tutti gli stakeholder che noi volevamo e che talvolta si trovavano a distanze assolutamente proibitive se fossero state fisiche. Ecco. Interessante. Albi, quindi siamo... Sì. Vai pure. Dicevo, dove possiamo trovare tutto, anche però, insomma, vedere cosa state facendo anche in questo periodo? Allora, noi in questo momento, chiaramente www.milanointegra.org, che è il nostro sito, tutto quello che stiamo dicendo è in lavorazione, nel senso che da giugno ci sarà in realtà completamente un restyling di Milano Integra, ci sarà il sito implementato nella parte inglese, quindi potremo poi comunicare e raggiungere anche gli expat presenti sulla città e non solo. Quindi in questo momento visitateci, seguite i nostri social dove c'è qualche aggiornamento molto più contemporaneo, ecco, perché il sito è in lavorazione, quindi molto presto, da giugno, ci saranno molte novità che chiaramente coglieremo l'occasione di annunciare qua da te, Fabio, come sempre in esclusiva, e ci auguriamo davvero da settembre di poter fare molte attività dal vivo, se così non sarà ancora per questioni di pandemia, amen, ce ne faremo una ragione, le faremo più avanti, però ecco, sicuramente dopo giugno, direi, perché poi ci sono le vacanze, ma sicuramente da settembre Milano Integra avrà, come dire, ci sarà il lancio ufficiale, ecco, perché poi non abbiamo mai potuto fare un evento di lancio, presentarci in modo ufficiale al territorio, perché qui davvero si tratta di ripartenza con strumenti nuovi, con idee nuove, soprattutto con risorse nuove. Cioè anche gli stakeholder a cui noi ci siamo rivolti, con cui stiamo dialogando, gli piace questo fatto che stanno parlando con risorse giovani, ok? E quindi serviva questa next generation che proponesse soluzioni nuove e, come diceva Antonio, anche immediate. Cioè, queste non sono solo parole, ma sono veramente progetti su cui noi stiamo dedicando tutto il nostro tempo, perché vogliamo vedere il cambiamento, il miglioramento sul territorio, sulla nostra vita, sulle persone che ci circondano, ecco, per rendere questa città un luogo migliore. Perfetto.
Chiarissimo, perfetto. Allora io vi ringrazio tantissimo per averci anche oggi illustrato e dato tutti questi nuovi spunti per pensare a Milano Integra, a quello che può diventare la nostra città grazie a Milano Integra. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, allora, va bene? Grazie Fabio per questo spazio, grazie Antonio per la partecipazione e ci vediamo mercoledì prossimo con altre novità. Perfetto, grazie mille Antonio Bonocore ed Albi Oxa di Milano Integra, davvero grazie mille e buona giornata ad entrambi, grazie mille. Grazie Milano. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito da casa, sono le 13.01 in questo istante, quindi andiamo a chiudere la nostra puntata, vi do appuntamento a venerdì con una nuova puntata di Good Morning Milano, ma domani giovedì c'è Municipio X, 19.30, sempre qui per conoscere i vari municipi e i presidenti, gli assessori, coloro che fanno l'amministrazione municipale della nostra città. Io vi ringrazio tantissimo, grazie mille, arrivederci e a presto.